Ah, bella va. Senti come gli che dovrebbe avere una pettina. Eminentissimi Sir Gan Thomas. Santità, con grande trepidazione i padri cardinali presenti a Roma si stringono oggi intorno a lei per manifestarle ancora una volta il loro profondo affetto e per esprimerle la loro viva gratitudine per la sua testimonianza di abnegato servizio apostolico per il bene della Chiesa di Cristo e dell'intera umanità. Sabato scorso, al termine degli esercizi spirituali in Vaticano, ella ha voluto ringraziare i cardinali e i suoi collaboratori dalla Curia Romana, ricorrendo a queste commoventi parole. «Miei amici», così ci ha chiamati, «vorrei ringraziare tutti voi, non solo per questa settimana, ma per questi 8 anni durante i quali avete portato con me con grande competenza, affetto, amore e fede, il peso del ministero petrino». Analoghe e commoventi parole ha rivolto ieri in Piazza San Pietro al popolo presente come ai suoi collaboratori. Amato e venerato successore di Pietro, siamo noi che dobbiamo ringraziare lei per l'esempio che ci ha dato in questi 8 anni di pontificato. Il 19 aprile del 2005 ella veniva ad inserirsi in una lunga catena di successori dell'Apostolo Pietro ed oggi, 28 febbraio del 2013, ella si accinge a lasciarci in attesa che il timone della barca di Pietro passi ad altre mani. Si continuerà così quella successione apostolica che il Signore ha promesso alla sua Santa Chiesa, fino a quando si udirà sulla terra la voce dell'angelo dell'Apocalisse che dirà «Tempus non erit amplius, consummabitur mysterium Dei», il tempo ormai non c'è più, è compiuto il mistero di Dio. Terminerà allora la storia della Chiesa insieme alla storia del mondo, con l'avvento di cieli nuovi e terra nuova. Padre Santo, con profondo amore noi abbiamo sempre cercato di accompagnarla nel suo cammino, rivivendo l'esperienza dei discepoli di Emmaus, i quali, dopo aver camminato con Gesù per un buon tratto di strada, si dissero l'un l'altro: «Non era forse ardente il nostro cuore quando ci parlava lungo il cammino?» Sì, Padre Santo, sappia che ardeva anche il nostro cuore quando camminavamo con lei in questi ultimi anni. Oggi vogliamo ancora una volta esprimerle tutta la nostra gratitudine. In coro le ripetiamo un'espressione tipica della sua cara terra natale, «Felgelsgott», che Dio la ricompensi.
Venerati cari fratelli, con grande gioia vi accolgo e porgo a ciascuno di voi il mio più cordiale saluto. Ringrazio il Cardinale Angelo Sodano, che come sempre ha saputo farsi interprete dei sentimenti dell'intero collegio, cor ad cor loquito. Grazie, Eminenza di cuore. E vorrei dire, riprendendo il riferimento all'esperienza dei discepoli di Emaus, che anche per me è stata una gioia camminare con voi in questi anni nella luce della presenza del Signore risorto. Come ho detto ieri davanti alle migliaia di fedeli che riempivano Piazza San Pietro, la vostra vicinanza e il vostro consiglio mi sono stati di grande aiuto nel mio ministero. In questi 8 anni abbiamo vissuto con fede momenti bellissimi di luce radiosa nel comune della Chiesa, assieme a momenti in cui qualche nube si è addensata nel cielo. Abbiamo cercato di servire Cristo e la sua Chiesa con amore profondo e totale, che è l'anima del nostro ministero. Abbiamo donato speranza, quella che ci viene da Cristo e che solo può illuminare il cammino. Insieme possiamo ringraziare il Signore che ci ha fatto crescere nella comunione e insieme pregarlo di aiutarvi a crescere ancora in questa unità profonda, così che il Collegio dei Cardinali sia come un'orchestra dove le diversità, espressione della Chiesa universale, concorrono sempre alla superiore e concorde armonia. Vorrei lasciarvi un pensiero semplice che mi sta molto a cuore, un pensiero sulla Chiesa, sul suo mistero, che costituisce per tutti noi, possiamo dire, la ragione e la passione della vita. Mi lascio aiutare da un'espressione di Romano Guardini, scritta proprio nell'anno in cui i prelati del Concilio Vaticano II approvavano la Costituzione Lumen Gentium, il suo ultimo libro, con una dedica personale anche per me, perciò le parole di questo libro mi sono particolarmente care. Dice Guardini: la Chiesa non è un'istituzione escogitata e costruita a tavolino, ma una realtà vivente. Essa vive lungo il corso del tempo in divenire come ogni essere vivente, trasformandosi, eppure nella sua natura rimane sempre la stessa. Il suo cuore è Cristo. Era la nostra esperienza ieri, mi sembra, in piazza, vedere che la Chiesa è un corpo vivo, animato dallo Spirito Santo, e vive realmente dalla forza di Dio. Essa è nel mondo, ma non è del mondo. E di Dio, di Cristo, dello Spirito l'abbiamo visto ieri. Per questo è vera, anche vera, è vera ed eloquente l'altra famosa espressione di Guardini: la Chiesa si risveglia nelle anime. La Chiesa vive, cresce e si risveglia nelle anime che, come la Vergine Maria, accolgono la parola di Dio e la concepiscono per opera dello Spirito Santo. Offrono a Dio la propria carne e proprio nella loro povertà e umiltà diventano capaci di generare Cristo oggi nel mondo. Attraverso la Chiesa il mistero dell'incarnazione rimane presente per sempre. Cristo continua a camminare attraverso i tempi e tutti i luoghi. Rimaniamo uniti, cari fratelli, in questo mistero, nella preghiera, specialmente nell'Eucaristia quotidiana, e così serviamo la Chiesa e l'intera umanità. Questa è la nostra gioia che nessuno ci può togliere. Prima di salutarvi personalmente, desidero dirvi che continuerò ad esservi vicino con la preghiera, specialmente nei prossimi giorni, affinché siate pienamente docili all'azione dello Spirito Santo nell'elezione del nuovo Papa, che il Signore vi mostri quello che è voluto da Lui. E tra voi, tra il Collegio Cardinale, c'è anche il futuro Papa, al quale già oggi prometto la mia incondizionata reverenza ed obbedienza.
Per tutto questo, con affetto e riconoscenza, vi imparto di cuore la benedizione apostolica. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Thank you.
Thank you.
Guten Morgen, ich habe Sie noch gar nicht gesehen, das ist ein Glückwunsch. Danke sehr, danke sehr. Yeah.